Amici sportivi, amanti del grande wrestling, benvenuti a un nuovo appuntamento con le tre cronache del Panzita. Quest'oggi siamo a Raw, puntata del 24 febbraio 2020, poco prima della pandemia, e qui vediamo l'ingresso dell'Apex Predator, Randy Orton. Introducing first, from St. Louis, Missouri, weighing in at 250 pounds, the Apex Predator, Randy Orton! E qui vediamo i cartelli, why Randy, why? Perché questi cartelli e perché questa domanda? Perché Randy Orton, se non sbaglio, proprio la settimana precedente a questo incontro, è venuto ai ferri corti con il suo ex amico Edge, che ricordiamo fece il suo clamoroso ritorno nell'edizione della Royal Rumble di quell'anno, dopo 9 anni di assenza e dopo un infortunio al collo molto molto importante. E diciamo che i due si sono incontrati, Edge e Randy Orton, ricordiamo nel 2007, tra il 2006 e il 2007 Edge e Randy Orton facevano coppia fissa, in quella bellissima coppia che era la Rated RKO, mentre vediamo dei cosplayer a bordo ring interessanti. Ho visto il Billy Jim e Hollywood Hulk Hogan come cosplayer, non è che erano veramente, vabbè, non voglio fare l'errore che fece un certo telecronista anni fa quando commentava Raw su Italia 2. Ma come stavo cercando di spiegare in precedenza, i due formavano i Rated RKO tra il 2006 e il 2007 e praticamente Randy Orton ha tradito Edge, quindi, come dire, tradendo Edge ha tradito anche il pubblico WWE, che adesso è contro di lui. E guardate, Randy Orton ha cambiato già completamente atteggiamento. Non è che Randy Orton ha mai avuto questa entrata, come dire, così esplosiva, però ha rallentato ulteriormente la sua camminata, i suoi movimenti, addirittura rinuncia a fare, cioè, il classico gesto, la classica posa che faceva per il pubblico, appunto perché lui odia il pubblico WWE, WWE Universe. E qui vediamo l'ingresso del suo avversario, ovvero Kevin Owens. Mentre invece Kevin Owens in quel periodo, siamo nella Road to WrestleMania 36, una delle edizioni più particolari, perché appunto fu l'edizione della pandemia, l'edizione del WrestleMania che si svolse proprio all'inizio della pandemia per il Covid-19, edizione che si svolge all'interno del Performance Center della WWE. E in questo periodo Kevin Owens invece era in rivalità con Seth Rollins, se non ricordo male. Se sbaglierò, ovviamente mi corrigerete nei commenti. Sì, nel frattempo il match è iniziato, si parte con un clinch al centro del ring classico, un collar elbow tie-up con Orton che porta Kevin Owens all'angolo. E attenzione, però, Kevin Owens riesce ad evitare il colpo di Randy Orton e a colpire lo stesso con una serie di chop. Diciamo, qui abbiamo uno scontro fra due stili di lotta completamente differenti, perché se a livello fisico Randy Orton presenta un fisico molto più bello a livello visivo, ma ovviamente Randy Orton comunque ha anche delle capacità in ring comunque non da non sottovalutare, Kevin Owens invece, se a livello fisico non presenta il classico corpo da wrestler, però a livello di capacità in ring è veramente straordinario. E qui vediamo una dimostrazione, cannonball fuori dal ring da parte di Kevin Owens su Randy Orton, con Orton che viene spiaccicato contro la balaustra che divide il pubblico dal ring. Poi Kevin Owens prontamente riporta Randy Orton all'interno del quadrato, poi sale sulla terza corda e probabilmente andrà per ora Frog Splash un Senton. Ma attenzione, che succede? Eccolo qui, allora avevo detto bene, arriva Seth Rollins e non arriva da solo, ma arriva con la sua squadra, ovvero Buddy Murphy e
i Otis of Pain, e ovviamente questa distrazione gli è fatale perché Randy Orton lo attacca alle spalle e quindi si prende un vantaggio bello sostanzioso all'interno di questo incontro. Anche se qui Kevin Owens cerca di, come dire, di interrompere l'azione di Randy Orton, ma viene, questo suo tentativo di reazione viene subito spezzato da Randy Orton, che lancia Kevin Owens all'angolo, ma KO va con un super kick molto ben eseguito. Però, come dire, Kevin Owens è ancora dolorante al braccio sinistro. E qui attenzione, arriva la cavalleria in soccorso di Kevin Owens. Arrivano i Viking Raiders e i DC Profits, che attaccano gli Otis of Pain e Buddy Murphy. Però a quanto pare risparmiano Seth Rollins, che è strano. Nel frattempo c'è una rissa fuori dal ring. Qui vediamo i Viking Raiders e gli Otis of Pain battagliare vicino alla zona del timekeeper, dove c'è anche il ring announcer, mentre invece i Street Profits si sono occupati di Buddy Murphy da un'altra parte dell'arena. Però non vedo Seth Rollins. A quanto pare Seth Rollins se ne è scappato prima. Ma nel frattempo teniamo a match con Kevin Owens, che tenta il volo, ma Randy Orton molto furbescamente impedisce al lottatore canadese di andare per il volo, e qui lo va a raggiungere sulla terza corda. Sorriso beffardo per l'Apex Predator, perché può andare per un superplex. Kevin Owens reagisce, perlomeno tenta di bloccare il volo da parte di Randy Orton. Qui però attenzione, serie di pugni da parte di Kevin Owens, che qui va a colpire addirittura la gamba di Randy Orton. Qui scontro ad alta quota tra Kevin Owens e Randy Orton, vediamo chi avrà la meglio. Comunque uno scontro assolutamente rischioso, sembra Kevin Owens avere la meglio, e Randy Orton perde l'equilibrio e cade giù. E quindi questo è un assist per Kevin Owens per andare per il Senton Bomb. Senton da parte di Kevin Owens su Randy Orton, ma attenzione, ritorna Seth Rollins, che ancora continua a distrarre Kevin Owens. E qui attenzione, può essere fatale. Meno male che Randy Orton non è andato per RKO, ma solamente per una clothesline. Come dire, Randy Orton non è stato, forse Randy Orton non ha avuto neanche lo spazio adatto per poter connettere tranquillamente con la RKO. Però comunque, nonostante sia andato solamente con una clothesline, comunque si è aperta un altro vantaggio. E qui Kevin Owens, come dire, attenzione però, attenzione a Kevin Owens, che spinge via Seth Rollins, che vuole ancora intervenire. E qui questo intervento di Seth Rollins è un assist per Randy Orton per il Silver Spoon DDT, ovvero la DDT delle corde. Qui schieramento 1, 2, 3. Che succede? Che sta cagata? Che sta merdata? Ma che cazzo è? Ma cos'è sta merda? Ma che è sta stronzata? Ma chi è questo? Chi è quest'arbitro? Ma che cazzo? No, ma che merda! Ma no, ma che schifo! Che schifo! E qui l'arbitro si sincera delle condizioni di Seth Rollins, ma secondo me quest'arbitro dovrebbe essere radiato da tutti gli albi degli arbitri possibili e immaginabili, perché che cazzo ha fatto? Cioè, si esplode di T e conteggio veloce. Ma chi è? Ma chi l'ha chiamato? E qui ovviamente per Seth Rollins, come dire, si aprono le porte per un possibile intervento. E qui Seth Rollins lancia delle sedie nel ring, e qui è un chiaro rimando a una mossa che solitamente faceva l'ex amico di Randy Orton, ovvero Edge. Questo è un invito per Randy Orton per andare con il concerto, ovvero il colpo eseguito con le due sedie. Solitamente veniva eseguita, ecco qua Kevin Owens, la sua testa viene appoggiata
sulla sedia, e adesso Randy Orton con l'altra sedia colpirà Kevin Owens, che rimarrà schiacciato in queste, tra queste due sedie. Qui Seth Rollins, guardate, se guardate Seth Rollins che incita Randy Orton a velocizzare le operazioni, e ovviamente Kevin Owens non è che sta lì a guardare, si rimette in piedi e dice: ehi, allora qua che facciamo? Facciamo una bella lotta di sedie. Mentre l'arbitro è ancora lì fuori dal ring, che quell'arbitro è la prima volta che lo vedo e già mi ha fatto una, un'impressione negativissima. E qui Randy Orton, come dire, rinuncia allo scontro di sedie, e qui l'arbitro strappa via la sedia a Kevin Owens. Ma io voglio, allora, mi spiegate che cazzo è questo? No, mi dovete spiegare che cazzo è questo. E qui è ovviamente per l'arbitro corrotto, ovviamente arriverà il momento della fine, perché Kevin Owens lo porta nel ring, e qui ovviamente, aia, ok, perfetto, perfetto, sotto la casacca d'arbitro c'era la maglietta di Seth Rollins, che in questo periodo era il messia del lunedì sera. A quanto pare questo arbitro, chiamiamolo così, questo pezzo di merda, era un seguace di Seth Rollins. È normale che ovviamente ha provocato la sconfitta di Kevin Owens. E qui l'arbitro, questa merdina umana, chiede pietà a Kevin Owens, e ovviamente il pubblico non vuole che Kevin Owens utilizzi la pietà con lui. E niente, Kevin Owens butta via la sedia, dice: ehi, guardalo, lo vedi? È per colpa tua che subirai la stunner da parte mia. E qui Seth Rollins dice: ehi, che fai? E vabbè. E qui ovviamente Kevin Owens non può far altro che pudire l'arbitro. E qui addirittura il pubblico dice: one more time, un'altra volta. Però Kevin Owens non ama molto le sedie, preferisce di più i tavoli, appunto ne porta uno all'interno del quadrato, lo prepara a dovere, e probabilmente su quel tavolo ci finirà questo essere umano, che già definirlo essere umano è riduttivo. Guardate, e gli manda un bacio per dire: guarda, guarda che fine fa il tuo adepto, eccolo qua, powerbomb sul tavolo, ecco qua. E qui Seth Rollins è disperato, ma con Kevin Owens non si può giocare così, perché Kevin Owens ovviamente non stare a guardare, ti ribalta tutti i giochetti del cazzo, te li ribalta e ti rimanda contro. E su queste immagini io vi ringrazio per aver visto questo video delle telecroniche del Pandita, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima, sempre qui su YouTube, sperando magari di avere un arbitro che sia un arbitro vero e non un seguace di sto gran cazzo. Grazie a tutti.